WPC LOL, Salam Aleikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018, stagione 2, episodio 45-46, uno di questi. Comunque, sono sempre io, Walter Alcazzi, il fondatore di WPC LOL. L'ultima volta abbiamo sfidato il Bologna a Bologna, in una partita abbastanza difficile dove il Bologna era andato in vantaggio, poi c'è stata il ribaltone grazie alla doppietta di Nawizahara, giocatore molto rivelazione. Poi c'è stata nel finale il gol di destro, il 2-2, sembrava fatta, ma poi Daniel Spetto su un calcio d'angolo colpisce di testa e consegna la vittoria al WPC LOL. Oggi affronteremo il Bordeaux in Francia e no, vi state vedendo come ci ha messo in difficoltà in casa. Non sarà facile. Saluto sempre i membri del WPC LOL, i fan, e saluto i membri del clan Yakuza Zona 8, Yakamoto, Yakuza, Andrea Mirano e Caosin. Comunque, andiamo avanti. Vediamo con che squadra giochiamo. Viglianti non è nella migliore condizione. Giocherà Puccino. Chiamozzi. Nicodemo non è neanche nella migliore condizione, giocherà al suo posto Caligiuri. E oggi faremo giocare anche Vittorio al posto di Kurtic. Vediamo come si schiera questa formazione. Si inizia. L'ottavo di finale di ritorno. Il WPC LOL deve semplicemente quantomeno o vincere o pareggiare. L'importante è che non perda con due gol di scarto. Non è stata facile perché ci è voluta proprio la zampata di Daniele di Zahara per vincerla. Comunque. Benvenuti allo stadio del Bordeaux per Bordeaux WPC LOL al Matmut Atlantic. Bello stadio imponente. Oggi il Bordeaux che giocherà in completo, tipo una specie di indaco, il WPC LOL nel solito completo. Anzi no, in questa volta gioca nel completo giallo, giallo fucsia. Ecco i giocatori del WPC LOL. Ok, oggi giocano in completo giallo. Gli arbitri e il Bordeaux che gioca con questo colore particolare. Ecco la foto, giocatore del Bordeaux. Sì, il Bordeaux che schiera la formazione più o meno simile all'andata, dove schiera un 4-1-2-3. Il WPC LOL schiera il solito 4-3-3, dove oggi ci saranno alcuni cambi. Il 4-3-3. De Santis e alcuni giocatori del Bordeaux, Malcolm. Si parte. Palla per il Bordeaux. Il Bordeaux che deve fare due gol di scarto per passare. Il WPC LOL deve semplicemente resistere o incrementare. Da Zara che ha già preso il pallone. Attenzione Zara. Però la palla non passa. Un po' di errori. Attenzione, il Bordeaux che vuole subito spaventare il WPC LOL, ma
Cucino. Al plasma. Spettro, attenzione spettro. Allora per Caligiuri. Arriva Zahara. Si beve Zahara. Zahara. Viene deviato il tiro. Però buona occasione per il pubblico che vuole. Deve fare subito un gol magari per allontanare, diciamo, la minaccia. Caligiuri. Al Karsana. Al plasma. Palla per Zahara. Attenzione Zahara. Parte Zahara. Calcio d'angolo. Bella. Pensate il VB Silol che comunque non è stato, non vuole qui stare a fare il catenaccio. Tiro deviato. Palla per Spettro! Alto! Bel calcio d'angolo, ma non la prende però benissimo. Davizzara. Palla per Darmian. Spettro. Palla per il plasma, anticipato. Cucino. Attenzione, palla per la board. La board è una grande occasione per il Bordeaux per fare il gol dell'1-0, che comunque avrebbe permesso di essere in perfetta parità perché sarebbero stati tempi supplementari. Ma non credo che ci saranno perché è difficile che il VB Silol non farà gol. Attenzione, palla per Zahara. Palla di Zahara, ma la palla è completamente imprecisa per il plasma e quindi si perde. Si riparte da Costil per il Bordeaux. Poi non so se si dice Bordeaux o Bordeaux. Rimessa al plasma. Palla per Spettro. Spettro, quello è Karsana, ma la palla è imprecisa. Scambio di cross. Caldara. De Santis, che rilancia. Per Vittorio che torna a titolare dopo un bel po' di partite dove non è mancato. Zahara, Spettro, cerca di far avanzare. Va per Darmian, ancora Zahara. Colui che ha segnato il gol che decide al momento la qualificazione nella partita di andata. Va per il plasma. Diciamo che in questa partita c'è più equilibrio. Vittorio, Daniel Spettro. Zahara, bel corridoio, ancora Zahara. Però gli chiudono la strada. Però il VB Silol vuole fare, gli fa pressione che non intendono aspettare. Vittorio, Spettro. Sbaglia tutto, allora può ripartire il Bordeaux. C'è una. Però glielo impediscono. Norese anticipa Malcolm. Caligiuri. Vittorio. Sbaglia tutto. Caligiuri ancora. Spettro. Vittorio. Al plasma. Ancora al plasma. Zahara. E va via, ancora Zahara. Però non tiene bene il palla. Zahara! Però viene considerato fallo. Però che giocatore grintoso questo Zahara. Infatti c'è parità di possesso di palla. Non ci arriva. Si parte dalla rimessa per il Bordeaux. Ora si fa rivedere.
Vado per la board. Attenzione. Allontana la minaccia al plasma. Quel palo per Daniel Spector non è preciso. Altra partita del Bordeaux per Concamano. Ma non può impensierire De Santis questi tiri. Palo per Spettro. Caldara. Al plasma. Parla per Spettro, ma non arriva. Molti errori per una partita molto tattica. Vittorio. Palla per Zara, vediamo se riesce. Ancora Zara. Va via. Zara. 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 Navi. Zahara. 1-0. Segna ancora lui. Grande azione personale. Questo è un gol pesante. Perché questo gol costringerebbe il Bordeaux a farne 3. Sono tra i tifosi venuti da VPC Lul City. Un giocatore veramente fantastico. Guarda quello che ha fatto. Si è aperto il varco. Aspettate, che l'ha tirata dove non può prenderla. Proprio un giocatore incredibile. È penetrato tra i difensori. E l'ha messa dove non può prenderla. Nel finale del primo tempo il Bundesliga trova il gol che potrebbe essere decisivo per la qualificazione. Palla per Malcolm! De Santis. E finisce il primo tempo, il VPC Lowell va in vantaggio. Un gol pesante che può valere la qualificazione. Il Bordeaux obbligato a fare 3 gol, ora come ora. E si prosegue per il secondo tempo. Tanto non abbiamo. Spettro, Vittorio, Caligiuri, Alcarsana. Caldara. Spettro. Spettro ancora. Norese, ma il pallone è proprio impreciso. Navizzara, Spettro, Alcarsana. Vuole avere Vittorio. Al plasma, la grande parata del portiere del Bordeaux. Su un tiro a botta sicura. Allora, il Bordeaux può le provare in contropiede. Palla per Camano. Ma Cuccino gli chiude la strada. Non benissimo però il rilancio. Vittorio. Lorese, Alcarsana, Spettro, palla per Andy al plasma, la tiene lì, palla per Zara, non riesce a superare il difensore. Attenzione, ora il Bordeaux prova a fare Malcolm. Spettro. Però perde troppo tempo e si incespica, allora il Bordeaux può ripartire. Rila butta, il Bordeaux ora ci vuole provare. Non ci arriva nessuno, il pallone si perde. Cambio nel Bordeaux. Palla per Spettro. Caldara. Alcarsana. Spettro. E Spettro. Palla per Caligiuri. Ma la palla impreciso.
Vai per Malcolm. Attenzione, c'è una. Con il cross, ma respinge la difesa. Al plasma. Spettro. Palla per Alcarsana che ha un corridoio lungo. Attenzione Alcarsana. 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 Spettro. In cesto di pallone con la Spettro. La respinta del portiere. Zara non riesce però a ribattere. Poteva fare di più qua il VPC LOL. Darmian. Al plasma. Non aver Spettro. Attenzione Spettro. 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 Alto. Altra occasione sprecata. Caligiuri. Mancano ormai pochi minuti, attenzione. Però esce De Santis, che rilancia. Vittorio. Palla per Spettro, ma non passa per niente. Puccino. Respinta. Prepariamo dei cambi, perché ormai alcuni sono sfiniti. Dara che ormai non ce la fa più. Entrerà Gerbo per prendere il posto di Vittorio. Poi fuori Caligiuri, dentro Kurtic. Ed El Shaarawy al posto di Alcarsana. Zara rimane in campo. Palla per Shaarawy. Shaarawy da Daniele Spettro. Spettro. Daniele Spettro. È un po' chiuso. E lo chiudono. Cucino. Darmian, Puccino ancora, Gerbo che tocca il pallone, Spettro, Kurtic, resiste alla carica, attenzione a Kurtic, non riesce però a superare l'ultimo difensore, Caldara, Kurtic, al plasma, Gerbo, parte per Kurtic, alto. Ma manca pochi minuti. Il VPC LOL comunque ha fatto quella partita che gli serviva. C'era il plasma. Spettro, attenzione va Spettro. È chiuso Spettro. Ci deve arrivare. Ancora Spettro, la grande parata del portiere. E dice di no. Seduto. Proprio una grande. Zara dalla panchina nerina. Zara, attenzione per il plasma. Di testa. Gerbo di testa! Fuori. Ha rischiato di fare il gol addirittura. E finisce qui. Il VPC LOL vince anche qui a Bordeaux. Sempre 1-0. Sempre con Zara che segna. E va avanti. Verso i quarti di finale. Va avanti il Nizza, poi va avanti l'Hannover.
Il Benfica, Ludogorets quindi è eliminato. Va avanti il Pacos de Ferreira. Va avanti la Roma che rimonta contro il Borussia Dortmund. Va avanti il VPC LOL. Va avanti la Lazio che rimonta. E va avanti lo Zenit. Quindi adesso ci saranno i sorteggi quarti finale. Sì. Europa League, sorteggi quarti finale, vediamo. Contro chi si chiama? Roma, Benfica. Lazio, VPC, LOL. E Hannover, Paco e Ferreira. E Nizza, Zenit. Incredibile. Quarti finale, ci sarà una sfida tra due italiane. Forse avrei preferito in semifinale. Vabbè. Sorteggio per quarti finale. Una vittoria sofferta. Vediamo cosa ci offrono questi stronzi. 2 milioni, anni con 6 mesi, opzione d'acquisto. Va bene. No, rinnovo contratto no. Termini accettati. Verrà svincolato dal prestito, verrà incassato. Vabbè. Ah, infatti il 1º luglio verrà. Va bene. Meglio. Almeno abbiamo altri soldi. Andiamo avanti. E poi terminiamo. E la prossima partita, 36 giornata contro la Juventus. Che quest'anno non è che sta facendo tutto. Abbiamo ricevuto l'offerta da. Da Di Alve, vabbè, vediamo. L'Alaves, il Deportivo Alaves, ho capito, vabbè. Sì, poi vediamo. Siamo diventati favoriti con. Va bene. Vabbè che tanto, se non vinciamo, non succede niente. Però prima voglio vedere cosa succede. Vabbè, poi vedo. Andiamo in trattative. El Shaarawy. Milioni per pre. Vediamo, per lui voglio qualcosa di più. Voglio almeno 4 milioni e mezzo con opzione d'acquisto. Anche se, beh, il Sharawi comunque. E basta. Vabbè raga, termino l'episodio, nel prossimo episodio di PES 2018 affronteremo la Juventus per il campionato di Serie A. Ci si vede, ciao, alla prossima. O come diciamo in arabo, Alaikum Salam.